Un ottimo Avellino sbanca a Torre del Greco, la Juve Stabia ormai è in crisi, pareggia la Cavese, Paganese Catania rinviata per maltempo nel turno in cui ha riposato la Casertana. Rieccoci, ben ritrovati con 0825 Focus Serie C. Saluto subito Annibale Discepolo. Ciao Annibale. Ciao Angelo, buonasera a tutti. Luca Esposito, ciao Luca. Buonasera a tutti. E allora, ricorda subito il nostro Aldo Fenizia i contatti per intervenire in diretta con il numero verde gratuito e il numero per SMS e WhatsApp. Vado subito a salutare in collegamento via Skype mister Roberto Carannante. Ciao mister. Buonasera a tutti. Non casuale la scelta di Carannante, doppio ex della sfida Turris-Avellino, perché negli anni 90 ha giocato nel club bianco-verde, poi nella stagione 2017-2018 ha allenato il club corallino. Parleremo con lui naturalmente specificatamente di Turris-Avellino, ripeto, un ottimo Avellino, forse la migliore prestazione dell'anno, neutralizzata una squadra comunque in gran forma come la Turris. I risultati di oggi allora. Andiamo con la grafica della 20ª giornata. Nei due anticipi di ieri, Monopoli Juve Stabia 4-2, da 2-0 Juve Stabia a 4-2 Monopoli. Dicevo, Juve Stabia davvero in crisi con la dirigenza contestata. Catanzaro Potenza 1-0 al 94esimo, ha deciso Curiale. Palermo Teramo 1-1, Bari Virtus Francavilla 4-1, doppiette di Antenucci e Marras. Dicevo, rinviata per maltempo, per impraticabilità del campo, Paganese Catania, Vibonese Cavese 1-1, primo punto per Campilongo. Nel giro di un minuto il botta e risposta, prima Berardi per i calabresi e poi il pareggio di Bubas per i metelliani. Bisceglie Foggia 0-0, Turris Avellino 0-2, Luigi Silvestri e Riccardo Maniero sul rigore, Viterbese Ternana 0-1, non si fermano gli umbri, lo dicevo, ha riposato la Casertana, che questa era la prima giornata di ritorno, avrebbe dovuto incrociare il Trapani, ormai estromesso un girone fa dal torneo. La classifica allora per effetto di questi risultati: Ternana sempre più 8 sul Bari, 49-41, Avellino rinsalda la terza posizione a 34, Catanzaro 31 con la gara contro la Viterbese da ultimare, mi pare si riparte, Luca aiutami, dal 53esimo, giusto, esatto, del match. Catania 30, anche lei con una gara in meno, quella appunto rinviata di oggi con la Paganese. Teramo 29, Foggia, anche il Foggia a 29 punti, la Turris a 27, Palermo 25, Juve Stabia a 23, quindi ripeto, qui Foggia è a 29, in classifica portata 27 ma è 29, Vibonese e Virtus Francavilla 22, Casertana 21, Monopoli 20 e poi la zona playout, Viterbese 18, Potenza 16, Bisceglie 15, Paganese 12 e Cavese, nonostante il pareggio, sempre ultima con 9 punti. Allora, mentre scorrono le immagini di Turris Avellino, è stato un match a senso unico, è il caso di dirlo, perché l'Avellino ha neutralizzato le fonti di gioco della Turris, in particolare Signorelli a metà campo, Dadalt, Pandolfi che si è visto solo in un'occasione, e poi l'Avellino ha avuto le occasioni migliori, a cominciare da questo gol non gol di Tito. Però voglio andare subito da mister Carannante. Mister, avevi il cuore un po' diviso a metà oggi, come dicevo prima, da doppio ex, però è stata una partita senza storia, no? Sì, sì, è stata una partita che secondo me l'Avellino ha dimostrato, qualora ci fosse bisogno, che l'obiettivo dell'Avellino non è lo stesso della Turris. L'Avellino, a mio avviso, è una squadra che può lottare per il campionato che sta facendo, cioè nel senso che per i primi posti assolutamente. La Turris è una squadra che si è trovata lì, sta facendo molto bene, però gli obiettivi della Turris sicuramente sono diversi dagli obiettivi dell'Avellino. Oggi non c'è stata, secondo me, non c'è stata gara, primo tempo soprattutto, nel senso che l'Avellino sicuramente ha fatto la gara. Non credo che il portiere dell'Avellino abbia fatto parate durante tutta la gara, quindi dire tutto, che comunque la vittoria più che meritata. Esattamente. Allora, una partita anche ricca di episodi. Questo
è il calcio di rigore dell'Avellino che ha portato al 2-0 con questo tamponamento ai danni di Maniero di Romano. In precedenza c'era anche il fischio della simulazione sempre su Maniero, qui a Bagnale aveva intuito ma poi di fatto ha indirizzato il pallone nell'altro angolo, il 2-0 di Maniero, dicevo la simulazione, il rigore di Maniero e poi quel gol non gol di Tito, lì non si capisce perché c'è proprio il difensore, no Luca, che impalla la telecamera, davvero impossibile vedere se quel pallone abbia rimbalzato dentro o fuori, però non ha protestato nessuno dell'Avellino. L'assistente stava ben piazzato, sì. Quindi sicuramente vai Annibale. Però devo dire che insomma oggi abbiamo ritrovato un Maniero rigenerato, se non altro perché molto scosso e stimolato in pre-conferenza stampa venerdì da mister Braglia, sì. Ha reso molto, devo dire che è stato anche un tantino fortunato sulla realizzazione del rigore. Sì. È stato bravo ad interporsi tra il pallone e il difensore quando si è fatto tamponare, insomma comunque però direi un Avellino perentorio che ha meritato senza sì. Nessuna ombra di dubbio. Poi senza mai soffrire abbiamo visto quell'unica chance di Pandolfi con il pallone a lato, comunque controllato da Forte. Luca, sei d'accordo nel dire il miglior Avellino della stagione? E poi questa è un po' anche la vittoria dei riscatti, il riscatto di Luigi Silvestri e di Riccardo Maniero che spesso in questa stagione sono finiti un po' nel mirino della critica, no Luca? Sì, ma Silvestri giocava anche in un ruolo non suo inizialmente, se non erro, quindi non si discute, giocatore di categoria superiore, Luigi Silvestri mi piace tantissimo, ha fatto sempre bene in Serie C, quindi non mi sorprende. Maniero invece deve ancora calarsi forse in questa nuova realtà. Oggi vabbè, è andato in gol sul calcio di rigore, però io Maniero che voglio vedere un altro Maniero, non è questo, quindi sono convinto che se il giocatore accetti forse la categoria, no? Non sto dicendo che non accettate, però capito, immedesimarsi, calarsi nella categoria potrebbe davvero dare un grosso contributo a questa Avellino che io dissi già, se vi ricordate bene, se l'Avellino opererà bene sul mercato può essere una protagonista nei playoff. Io non credo che l'Avellino possa essere l'antagonista del Bari e della Ternana, perché sono le squadre secondo me che lotteranno fino alla fine per vincerlo, però l'Avellino potrebbe essere, anzi sicuramente la protagonista nei playoff, considerate anche il mercato che ha fatto, se riesce a pigliare qualche altro giocatore secondo me può giocarsela bene. Ma io devo dirti che, scusami Angelo se intervengo, che insomma questo fatto che l'Avellino non possa ambire anche diciamo ad aspirazioni legittime, considerando che ci sono 17 partite ancora da giocare, 3 per 7 21, 3 per 1 3, 48 punti sono tanti, 51 sì, punti in palio, non so, ovviamente bisognerà vedere come approccerà questa prima parte del girone di ritorno, perché se non sbaglio dopo la partita con la Viterbese, quella col Bisceglie, l'Avellino è atteso ad un poker pazzesco con due derby con Casertana e Juve Stabia e poi con altre due sfide molto importanti mi sembra con Foggia e Catanzaro. Sì, quindi, però insomma, voglio concludere, questa è una mia opinione, chiaramente io faccio il tifo per l'Avellino, però oggettivamente, realisticamente credo che Ternana e Bari hanno qualcosa in più sicuramente rispetto all'Avellino. Mister, Braia ha disegnato oggi al Liguori, dove tra l'altro l'Avellino ha vinto dopo 65 anni dall'unico precedente vittorioso. Ha disegnato una squadra perfetta perché, come scrive anche il nostro Marco Festa nel commento della gara su 8pagine.it, ci voleva coraggio a lasciare fuori un uomo particolarmente in forma come Adamo, per esempio. Magari un accorgimento tattico più guardingo con Ciancio e Tito alla fine è il risultato, come dire, decisivo. Non so se sei d'accordo. Sì, vabbè, io credo che un allenatore vede tutta la settimana, quindi vede la squadra, i ragazzi come si muovono e quant'altro. Io secondo me l'Avellino ha una rosa molto 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 importante. C'ha giocatori veramente di categoria superiore e si parlava prima si parlava solamente del fatto che alcuni giocatori devono immedesimarsi in una categoria non loro, non perché è troppo per loro, ma sono giocatori che hanno giocato magari sempre in categorie diverse, categorie di B e quant'altro, quindi vedi Maniero. Quindi paradossalmente, qualora questi calciatori si immedesimano come stanno facendo e si calano nella situazione, secondo me l'Avellino
forse non può contendere il posto alla Ternana e il Bari solamente se la Ternana e il Bari continuano a correre così. Se continuano a correre così è ovvio che la distanza è troppo, però qualora dovessero mollare un pochino, secondo me l'Avellino ha tutte le carte in regola per dire anche la sua sulle prime posizioni. Abbiamo un tifoso al telefono, buonasera, con chi parliamo? Ciao Angelo, sono Marco, un saluto a tutti e un saluto Marco. A Carananda. Ciao. Allora Angelo, sono contento per la vittoria dell'Avellino, ha fatto una grandissima prestazione, sono contento anche per Maniero che è tornato al gol, perché parecchi, come sapete, l'hanno criticato dal primo giorno che è venuto all'Avellino. Mi sono convinto che Maniero ci farà fare un grande finale di campionato e faremo dei grandi playoff. Un abbraccio a tutti e ora battiamo la Viterbese. Ciao. Grazie. D'accordo con me, sì, e d'accordo con me Marco, faremo dei grandi playoff, quindi sono stati lasciati dei punti per strada, sì, in questo, sì, girone d'andata, però, è vero, però non è detto come ha detto il mister che non lo possano fare poi anche tornare Bari nel girone di ritorno, perché sicuramente avranno un calo anche queste squadre chiaramente marzo-aprile sono mesi, diciamo, importanti. Sì, dico, ma il mister, ecco, Carannante, voglio per meglio dire, oltre che essere possibilista, ha parlato da uomo di campo e da uomo di panchina. Perché, quindi, ovviamente, l'obiettivo dell'Avellino in questo momento è il Bari, perché io non credo che la Ternana possa, come dire, scivolare ripetutamente. Quindi, 7 punti, voglio dire, non sono mica è importante il posizionamento nei playoff, quindi bisogna giocare fino alla fine col mordente giusto per agguantare il miglior posizionamento possibile. Assolutamente sì. Se perde Auteri, se perde la 4ª partita, se ne va a casa. Starà facendo gli scongiuri, Tano. Guarda, allora, sei incredibile. Trasferiamoci negli spogliatoi del Liguori, o meglio nella sala stampa del Liguori, per ascoltare le parole di De Simone, che ha fatto le veci di Braia in sala stampa. Lo sa Luca perché ha fatto le veci, lo posso interrogare, sai perché ha fatto le veci di... È perché era emozionato il mister. No, perché Braglia ha rimandato le parole e quindi anche una dedica di somma di questa vittoria. Bocca di De Simone, Braglia ha voluto dedicare questa vittoria al direttore sportivo di somma. Lui è dovuto andare via a quanto pare subito dopo la partita per impegni personali, Braglia. Allora ascoltiamo proprio il vice di Braglia, De Simone, e uno dei protagonisti, uno dei due autori dei gol, Riccardo Maniero. Bene, lui mi ha detto che questa vittoria la vuole dedicare al direttore di somma. Motivi, robe varie, non lo so, cioè, poi magari chiederete a lui, però credo che sia una cosa sua, lui ci teneva tanto che io riportassi questo messaggio, soprattutto nei primi 45 minuti. Credo che abbiamo fatto una buonissima gara, cioè nel senso che bene o male i ragazzi hanno risposto bene, sapevamo di affrontare una squadra difficile che comunque sia aveva fatto soffrire tutte le squadre di rango, e onestamente siamo felici per noi ma anche per i ragazzi, perché hanno sfoderato una prestazione autoritaria, e questo sinceramente ci fa veramente molto piacere. Bene, sto bene. No, oggi era importante vincere su un campo difficile, dove anche le altre squadre, le big, hanno fatto fatica. Noi comunque siamo riusciti a fare una buona prestazione, a mio avviso, e a portare a casa 3 punti fondamentali. Ci tenevo in particolar modo a partire bene nel girone di ritorno e niente, oggi abbiamo fatto una grandissima vittoria e sono contento per questo. Dobbiamo volare basso perché il campionato è lungo, abbiamo appena iniziato il girone di ritorno e abbiamo tantissime gare difficili, dobbiamo stare zitti e pedalare, non dobbiamo volare alte. E vado a memoria, Maniero dice giustamente pedalare e guardare avanti, però 10 punti nelle ultime 4 e l'Avellino 3 vittorie e solo il pareggio col Teramo. Ed un sol gol subito. Esatto, proprio nelle ultime 4. Proprio a Teramo. I tifosi da Santo Stefano del Sole, da Silvestri, gol fotocopia del pareggio di Romano nella partita d'andata. Ricorderete quel 2-2 beffa con l'Avellino avanti 2-0 praticamente fino a 5 minuti dalla fine, poi il 2-2 della Turris. Come sempre, forza lupi, tifosi di Santo Stefano del Sole. Mister, invece questa Turris, insomma, la sconfitta
nulla toglie ad un campionato straordinario che stanno portando avanti i Corallini. Lo dicevo, tu li hai allenati nella stagione 2017-2018, sono ancora comunque ottavi in piena zona playoff. È una squadra che può confermarsi in zona playoff anche alla fine della stagione regolare, mister, secondo te? Ma ripeto, secondo me stanno facendo un campionato strepitoso, anche perché sono partiti veramente in sordina, partiti con quasi tutta la squadra che l'anno scorso faceva la D, tranne qualche innesto, però stanno facendo veramente, secondo me, benissimo, anche perché erano, credo, 20 anni che non facevano la Serie C, la Turis non faceva la Serie C, quindi hanno la fortuna di avere una società forte, il presidente Colantonio, che comunque è una persona che vuole far bene nella propria città, quindi sta facendo veramente le cose egregie. L'unico rammarico, come d'altronde, come questo lo dico, ma lo dico per la Turris, ma lo dico per tutti quanti, è proprio per i tifosi che magari hanno aspettato 20 anni per vedere la Serie C, e purtroppo questa situazione brutta che viviamo, questa pandemia, non riescono neanche a goderne di queste bellissime gare, queste partite importantissime. Io non voglio dire una cosa errata, ma se non mi sbaglio, l'ultima partita Turris Avellino finì 0-1 con un gol mio di testa. Non voglio dire cose inesatte, però perché me l'ha fatto notare un tifoso della Turris, quindi erano veramente, credo, 20 anni. Quindi dispiace moltissimo per i tifosi, ma questo, ripeto, è un discorso, è una situazione che dispiace per tutti i tifosi, anche per i tifosi dell'Avellino. Credo che con tifosi in campo, l'Avellino e la Turris, tutte e due, sono due squadre che in casa si farebbero rispettare sicuramente molto di più. È verissimo. I Lupi di Teora ci scrivono: dopo il pareggio beffa dell'andata abbiamo vinto meritatamente a Liguori, abbiamo un organico da vertice, bisogna avere fiducia, il campionato è lungo, testa bassa e pedalare per raggiungere obiettivi consoni alla nostra storia. Grazie ai Lupi di Teora. Mister, ti passo un attimo Luca Esposito, so che a volte è una croce, però mi tocca passartelo. Volevo, scherza, volevo... No, niente affatto. Volevo meglio, chiedere... È meglio che non dico i discorsi iniziali. È giusto. Mister, faccia il bravo. Fai il bravo, sennò... No, infatti, mister, ti volevo far commentare. Tu hai detto che a Torre del Greco, come anche ad Avellino, non ci sono i tifosi, però ho notato che questa squadra fa più fatica in casa che fuori casa. Come mai, secondo lei? Fa più... Anche con la Paganese ha perso al Torre. Invece, e ha fatto grandi prestazioni, per esempio, a Bari, a Terni. Perfetto, perché questo prima campo? Di tutto, perché siamo in TV, mi dà che lei, va benissimo. No, niente, dicevo, secondo me il discorso tifosi secondo me sta penalizzando moltissimo queste squadre che hanno tifosi al seguito, perché ripeto, perché non esiste più il fattore campo, anche perché per squadre e per calciatori, diciamo, avversari dell'Avellino, diciamo così, è molto più facile giocare ad Avellino. Perché? Perché prima si diceva sempre, quando si giocava in queste piazze, è un buonissimo giocatore, però non un giocatore da Avellino. No? Si è sempre detto così, o in piazze importanti, Foggia, Benevento, piazze che comunque hanno visto campionati più importanti. Oggi gli avversari non trovano, diciamo, questo gap. Non c'è per gli avversari, e quindi di conseguenza, secondo me, il fattore campo è molto 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 relativo, quindi è paradossalmente, è l'unico vantaggio che può avere una squadra di casa, è il fatto di conoscere, tra virgolette, il campo, cioè che magari si allenano sul campo
dove giocano, ma questo non è neanche sempre vero, perché moltissime squadre a volte si allenano su campi alternativi perché magari per non rovinare il campo. Ora tiro io le fila del discorso, riportato poi alla Turris. Magari la Turris ha approfittato anche della situazione, cioè di alcune squadre con grandi stadi e ottimo e ottima risposta di pubblico, penso al Bari, penso alla Ternana, per giocare partiti anche più serenamente. È questo un po' che possiamo traslare, mister, a proposito della Turris? Sì, assolutamente sì. Assolutamente sì, è un concetto che va sia in un senso che nell'altro. Cioè, giocatori con magari come anche la Turris, che non sono, tranne qualcuno, ripeto, non sono giocatori di primissima fascia, perché ripeto, sono giocatori che hanno giocato fino all'anno scorso, giocavano in Serie D. Giocare a Bari o giocare in campi importantissimi, è ovvio che non hai quel timore riverenziale, non hai quel gap che magari i giocatori del Bari, per loro è la normalità giocare con 30-40.000 persone. Allora, aspetta un attimo, mister Luca, vai. No, è perché siamo in argomento, quindi non si riesce nemmeno a vedere se un giocatore ha personalità o meno, come hai detto tu, quindi chiaramente non riusciamo a vedere se quel ragazzo può essere di quella piazza, può supportare quella tifoseria, perché non essendoci tifosi, quindi non possiamo misurare la personalità di un calciatore. Aggiustati un po' il microfono. Sì, sì, credo proprio che il concetto sia proprio questo. Io credo che ci saranno, ma infatti lo si vede anche in Serie A, si vede anche in Serie A che squadre, tra virgolette, di seconda fascia sono partiti fortissimi. Partiti fortissimi perché è normale perché, ma anche lo stesso, faccio un esempio banalissimo, questo però è il mio pensiero, lo stesso Milan che stava facendo benissimo con giovani, diciamo così, con tanti giovani, secondo me è stato molto avvantaggiato dal fatto che non stanno giocando senza pubblico, perché magari con il pubblico un giocatore giovane, pur bravo, per l'amor di Dio, però giovane, deve avere qualcosina in più per giocare davanti a tanti. Fermo restando poi che con o senza pubblico contro altri 11 calciatori ci vai in campo e devi dimostrare comunque qualità per tenere testa. Non c'erano i tifosi a Liguori di Torre del Greco, c'era però l'amministrazione comunale di Torre del Greco e quella di Avellino rappresentata dal sindaco Gianluca Festa, perché l'amministrazione corallina, e questo è il post sulla pagina Facebook della Turris, nella persona del presidente del Consiglio Comunale Gaetano Frulio, ha omaggiato il sindaco di Avellino di un crest del comune in segno di riconoscenza, ricorderete, per la disponibilità della scorsa estate nel concedere appunto la possibilità, che poi non si è concretizzata fortunatamente perché la Turris è ritornata al Liguori, la possibilità di giocare le gare dei corallini al Partenio Lombardi di Avellino. In occasione del match d'andata fu la dirigenza corallina, qui rappresentata nella foto dal presidente Colantonio, ad omaggiare il sindaco Festa di un simbolo della tradizione torrese, e appunto Festa, Colantonio e il presidente del Consiglio Comunale di Torre del Greco si sono ritrovati oggi al Liguori. Questo è l'articolo di Marco Festa su ottopagine.it. Torre del Greco non ha dimenticato, altro omaggio ad Avellino, intesa come città naturalmente. Allora, andiamo a vedere un po' il mercato. Dimmi, Annibale, volevi dire qualcosa? No, volevo giusto chiedere una cosa al mister. No, insomma, fermo restando che insomma, sull'analisi della partita di oggi, devo dire che la Turris è una squadra che, anche se è una neopromossa, insomma, è una di quelle cosiddette squadre sbarazzine, tipo qualcuna di seconda fascia della Serie A, che gioca con molta nonchalance, anche se con dei dettami tecnici molto molto importanti. Penso al Sassuolo, per esempio, una squadra importante con un ottimo allenatore. No, ma ti volevo chiedere, ma alla partita di oggi, visto che tu ti sei diviso tra Avellino, e mi ricordo hai giocato in uno storico Avellino, quindi in campo con l'Avellino e sulla panca per la Turris, oggi come l'hai vista, e soprattutto l'hai analizzata più da ex calciatore o da allenatore questo derby?
No, vabbè, purtroppo o sarà l'età o sarà il ruolo che adesso ricopro. Le partite ora le vedo normale, non le vedo più come né tifoso e né calciatore. Ovvio, cerco sempre di capire e rubare e guardare sempre qualcosina da colleghi, da calciatori, da quello che si può vedere in campo. Io lo ripeto, secondo me la Turris oggi ha fatto, al di là dei valori diciamo diversi, diciamo così, e obiettivi diversi, a mio avviso forse è stata un pochino troppo timorosa, troppo rispetto, tra virgolette rispetto, perché comunque è giusto che sia un rispetto per l'Avellino, però credo che veramente anche come atteggiamento sia stato un pochino troppo rinunciatario. Però ripeto, questo è quello che ho visto dal di fuori. Ripeto, i valori sono estremamente diversi, perché Maniero non è un giocatore. Noi, se vogliamo vedere che c'era Santaniello in panchina, faccio per dire, secondo me Santaniello è un grandissimo attaccante, questo lo dice lunga sul valore dell'Avellino. Però ripeto, la Turris ha fatto quello che doveva fare, tra virgolette, fermo restando che forse mi sarei aspettato un pochino di spregiudicatezza in più. Ecco, questo poi ha sempre mostrato in stagione, quella che ha sempre mostrato, per la verità, però quando gioca fuori casa, sì, lontano da Liguri. E devo dire che secondo me però è stato bravo Braglia a studiare bene la partita, a bloccare le fonti di gioco e a mettere in campo un Avellino che ha fatto un pressing asfissiante, cioè non c'è stata possibilità di ragionare per la Turris, a parte insomma il dislivello, forse uso un termine. Scusami, gli mancava anche, secondo me, un giocatore importantissimo quale Giannone, che secondo me è tra i pochi giocatori che veramente fanno la differenza. Io parlo della Turris, quindi sta facendo benissimo, ed è un giocatore, secondo me, nell'economia della Turris importantissimo. Prima di andare in pubblicità e di salutare mister Roberto Carannante, andiamo col primo focus sul mercato che riguarda Avellino, Juve Stabia e Turris proprio. Allora, l'Avellino, gli acquisti ufficiali sono Carriero, lo sapete, Baraje e Janes, le cessioni Burgio, Pizzella e la risoluzione di Nikolic. Questi finora i movimenti ufficiali. Dimmi un paio di trattative ancora in corso, Luca. Ma secondo me qualcosa a centrocampo. Questo non voglio farne, perché poi è inutile. Sì, ma saresti puntualmente smentito? No, scherzo. No, non vengo quasi mai smentito sul mercato. Per cui, quindi, so che stanno trattando un giocatore. Si cerca ancora qualcosa a centrocampo. Lui è uno che sa, è vero. Però, meglio non dirlo, perché sennò di somma domani mattina mi smentisce, quindi meglio di no. Allora, la Turris, ci sono i rinnovi di Dadalt e Lamé fino al 2023. È sfumato Flores Hitley, che lo ricordiamo già in campagna un paio di stagioni fa con la Cavese. In uscita c'è l'attaccante San Domenico. E poi la Juve Stabia, che è in piena crisi, dopo ne parliamo. Gli acquisti sono Borrelli del Pescara e Lizaldi, anche lui del Pescara. Le cessioni Bubas alla Cavese, Bentivegna al Limonese. Le trattative per Sartore del Bisceglie. In uscita c'è Golfo. Anche qui dammi un nome ancora per il mercato della Juve Stabia, Luca. Ma la Juve Stabia sicuramente farà qualcosa ancora per quanto riguarda centrocampo, quindi sono nomi che diciamo quelli sono arrivati. È arrivato Borrelli dal Pescara, sì. Un giocatore che ha voluto mister Padalino, ma cercano un centrocampista anche perché Mastalli vuole andare via, è in scadenza, e quindi sicuramente al Catania. Né a Catanzaro sono uscite queste due squadre. Però io ho parlato col calciatore, ha detto no, quindi secondo me il giocatore ambisce alla Serie B, la vedo un po' difficile. Poi dopo parliamo della Juve Stabia più approfonditamente. Allora, prima di salutare il mister, voglio rivolgergli un'ultima domanda. Pandolfi è pronto per la Serie B, mister? Addirittura si è parlato di un interessamento del Napoli per questo calciatore della Turris. È pronto per la B o addirittura per ben altri palcoscenici, secondo te?
Io se fossi in lui rimarrei a Torre fino a giugno, e poi a giugno, perché sta facendo molto bene, ha trovato l'ambiente giusto, e poi a giugno vedrei con, magari con la gente, cosa fare. Però secondo me adesso è importante continuare a far bene. Mister, ti voglio una cosa, ha fatto bene quest'anno, hai detto bene tu, deve rimanere a Torre del Greco, anzi rimarrei anche il prossimo anno a Torre del Greco, perché deve, l'attaccante deve sempre, anche la stagione dopo, deve ripetersi, perché è facile adesso, senza spettatori, senza tutti segnano, quindi io a Pandolfi ho visto numeri interessanti, però non parliamo né di Serie A, non facciamo queste diciamo paragoni. Non abbiamo avuto il collegamento del con deve ripetersi, un giocatore che sta facendo bene, punto interrogativo, lo voglio vedere il prossimo anno, altrimenti mi permetto di dire, altrimenti potrebbe rischiare di fare non la fine, perché comunque è un ottimo giocatore, di Trotta, che vi ricordate, insomma poteva rimanere ad Avellino, puntò ad altri palcoscenici. Il meglio a Pandolfi, va bene mister, grazie, in bocca al lupo per tutto. Buonasera a tutti e veramente vi auguro un buonissimo proseguimento. Alla prossima, grazie a mister Roberto Carannante, che ha analizzato da doppio ex la sfida del Liguori tra Turris e Avellino. In Serie A la Samp è avanti 2-0 al Tardini di Parma, Yoshida e Keita Balde. Il Parma però ha appena preso una traversa con Kučka. Si sta giocando anche un posticipo in Serie B, siamo al 32esimo, 0-0 tra Cremonese e Spal. A tra poco con 0825 Focus C. Eccoci in studio, seconda parte di 0825 Focus C, sempre con Annibale Discepolo e Luca Esposito. In collegamento Skype abbiamo il centrocampista della Casertana, Nicolas Izzillo. Ciao Nicolas. Ciao, buonasera a tutti. Allora, tra un attimo arriviamo alla Casertana, ma parliamo con te anche di Juve Stabia Avellino, perché sei ex anche di queste altre due squadre. La Cavese ieri 1-1 contro la... No, ieri, perdono, oggi pomeriggio alle 15. 1-1 contro la Vibonese. Andiamo a vedere i due gol della partita, come dicevo in avvio di trasmissione. Un botta e risposta nel giro praticamente di un minuto. Prima, al nono minuto, c'era stata una chance colossale sprecata dalla Vibonese. Poi con le immagini arriviamo già al 19esimo, quando Berardi porta in vantaggio con questa conclusione i padroni di casa. Una Cavese anche un po' rivoluzionata, no? nella squadra iniziale. Giusto Luca? Messaggiarti con i calciatori? Il mercato amato, c'era Kučić in porta, poi sì. Ha esordito anche De Marco, Simone De Marco, una squadra molto rivoluzionata. Bubas, che già aveva giocato ad Avellino, ringrazia sentitamente il portiere della Vibonese per questo regalo che gli permette di spingere la palla in fondo al sacco per l'1-1. 19esimo Berardi, 20esimo Bubas, e così la Cavese raccoglie il primo punto della gestione Campilongo, pur restando però ultima. Luca. Sì, e poi voglio girare la domanda a Izzillo, perché lui ha avuto in squadra lo scorso anno ad Avellino De Marco, quindi giusto un giudizio, un giocatore che secondo me può fare più ruoli in questa Cavese. Infatti oggi era quarto, può fare l'esterno, può fare l'interno, è un utile, ha fatto una buona gara, sicuramente ha fatto una buona gara, tant'è vero che la Cavese ha pareggiato con una squadra in forma come la Vibonese, quindi sicuramente è un buon punto, anche perché la Cavese non mi era dispiaciuta da Avellino, aveva non dico perso proprio limpidamente, no? L'occasione l'hanno sprecata, è stato bravo Francesco Forte, il portiere, nell'occasione, quindi sicuramente una Cavese che si vedeva che c'era già qualcosa di mister Campilongo. Poi sono arrivati questi innesti, arriverà qualcos'altro sicuramente, anzi il sogno, lo possiamo anche dire, si chiama, non so se l'ho messo nella slide, vediamo. Però dillo adesso. Comunque Fabio Mazzeo resta il sogno in attacco, quindi se dovesse arrivare Fabio Mazzeo davvero, anche perché il presidente Santorelli ha avuto anche se ci sono 20 di contestazione anche a Cava, come a Castellammare, a Caserta, c'è dopo approfondiamo anche questo con Marco. Sì, c'è contestazione a Cava di Tirene contro il presidente, però adesso sta rimediando, la verità è stato un po' superficiale inizialmente, però adesso sta rimediando, anzi aveva contattato anche
schiavi, da affere schiavi, solo che Occhiuzzi, poi di Cava dei Tirreni, tra l'altro lui, e Occhiuzzi ha detto no. Però, mi fai sentire un attimo, certo. Nicolas su De Marco. Vai Nicolas. Con Simone mi sono allenato e giocato l'anno scorso ad Avellino, sicuramente è un ottimo giocatore, con delle grandissime qualità sia come calciatore ma soprattutto come persona. Sono molto felice che ha trovato squadra, è andato a rafforzare, a rinforzare sicuramente la Cavese, e spero per lui che possa fare un grandissimo campionato, tranne contro di noi quando verrà a Caserta, spero. C'è Annibale Discepolo per te, Nicolas. Non farà bene. Ciao, buonasera. Niente, volevo dirti che oggi avete riposato, quindi il riposo del guerriero, ve lo auguro. Avete due big match in quattro giorni, il recupero con la US Sabbia, mercoledì mi sembra, sì, e il 27, e esatto. Poi fuori casa, e poi andrete a far visita al Foggia. Insomma, diciamo due occasioni per rimettervi in gioco, soprattutto con la Juve Sabbia. Sì, tra l'altro, scusami Nicolas, ne approfitto, mi aggancio a questo discorso di Annibale, perché hanno la gara da recuperare e hanno già riposato, visto che oggi dovevano giocare col Trapani. Esatto. Quindi una classifica che sta prendendo respiro, no Nicolas? No, e poi noi purtroppo ci hanno contato pure la partita, quella con la Viterbese, che abbiamo giocato 9 contro 11. Perché se non avessimo fatto quella partita, magari, oppure se l'avessimo giocata 11 contro 11, non so se magari il risultato sarebbe stato diverso. Giocare 9 contro 11, diciamo, ci ha penalizzato. Quindi la nostra classifica ancora, secondo me, non è quella. Ci abbiamo un recupero mercoledì, è un derby. Sappiamo che tutti i derby sono diversi. La Juve Stabia non sta vivendo un buon momento, ma è una squadra che è stata costruita per stare in alto, però noi veniamo da un buon momento e sicuramente ci andremo a giocare la partita. Dicevi del buon momento, la vittoria con il Catania 3-2 è stata un po' decisiva, lo snodo per ritrovarvi, e poi in settimana, mercoledì, avete recuperato la gara con il Bisceglie, di cui possiamo vedere anche qualche immagine, decisa da un gol di Cuppone, Bisceglie Casertana. Il recupero infrasettimanale, un gol Cuppone che sta segnando con una certa continuità, no Luca? Cuppone che lascerà la Casertana adesso a breve per andare a Catanzaro. Ha avuto già l'accordo con Catanzaro e il buon Martone, che ha sostituito, non c'è un comunicato ufficiale ancora, Pastore. Sicuramente prenderà un attaccante importante già nel mirino del... Le cose le sai, perché non li dici? Se non ci fosse Angelo che ti fa gli assist, non le dici. No, comunque... Nicolas, non era facile poi vincere a Bisceglie, oggi abbiamo visto, ha fermato il Foggia in casa, quindi un campo comunque difficile, sì, sì. Quello lì di Bisceglie. Sì, è un campo molto difficile, noi venivamo da una partita domenica giocata a Pagani in un campo un po' anche quello al limite perché pioveva tanto, quindi avevamo speso tante energie, siamo andati a Bisceglie, sapevamo che per noi era uno scontro importante, e abbiamo fatto un'ottima partita, abbiamo vinto penso meritatamente. Niente, abbiamo iniziato al meglio questo 2021, dobbiamo continuare così, però secondo me siamo una buona squadra e dobbiamo cercare di affrontare sempre le partite come abbiamo fatto in questo inizio di 2021. Vai, dopo voglio chiedere a Luca perché sta sorridendo. A proposito di Bisceglie, volevo dire complimenti al nostro ex Giovanni Bucaro, che guarda caso poi domenica andrà a scontrarsi con un altro ex Cambilongo, perché ci sarà Cavese e Bisceglie. Quindi... Allora, se Luca vuole far ridere anche noi e Nicolas... No, perché è bella questa battuta, perché parlando con Martone, il direttore generale, il direttore sportivo, poi avrà il doppio ruolo a Caserta, c'era Di Piazza e Catanzaro che mi dice: Luca, vedi che è arrivato Cuppone. Faccia direttore, me lo vuoi dire questa notizia che Cuppone è andato a Catanzaro? Me lo puoi dire, anche perché Cuppone è del Pisa? No, se non erro, sì. No, è della Casertana, era del Pisa. No, è della Casertana. È della Casertana, sì. È della Casertana. E quindi praticamente fa Luca... Cuppone ancora qua, può darsi, hanno preso un altro cuppone, il cuppone della ruota. Adesso stai
poverini, destabilizzando questi tifosi della Casertana che magari speravano che Cuppone rimanesse ancora lì. Tu però lo sai per certo. Lo sai arriveranno per certo. Due giocatori importanti a Caserta che ti ho dato anche nella slide. Tra l'altro con Martone arriveranno tre o quattro giocatori davvero che farà fare il salto di categoria, salto di qualità a questa squadra. Sì, no, perché comunque tre vittorie di fila tra Catania, Pagani e Bisceglie, di cui due fuori casa, e, insomma, vi state rimettendo in carreggiata, Nicolas. Sì, noi sicuramente abbiamo fatto un girone d'andata un po' al di sotto delle, secondo me, delle aspettative. È vero che la squadra è giovane, però la squadra è una buona squadra, il mister propone un buon calcio, l'abbiamo dimostrato anche nel girone d'andata, però purtroppo i risultati non ci hanno dato ragione. Ora siamo diventati un pochino più squadra, anche grazie ai nuovi innesti, e dobbiamo cercare di continuare così. Non dimentichiamo tutte le disavventure, il furto negli spogliatoi, esatto, prima del match col Catania, il Covid che vi ha decimato e vi ha costretti a giocare quella gara surreale contro la Viterbese. Però prima di tornare da Nicolas, il discorso ci ha un po' portato sulla Casertana, avevamo aperto con la Cavese su questo 1-1 contro la Vibonese, andiamoci a sentire nel post partita le parole di Sasà Campilongo. Se avessimo avuto nei nostri giocatori nuovi la condizione e i minuti nelle gambe, può darsi, però ho dovuto fare anche dei cambi un attimino, anche subordinato al discorso che con i giocatori come Gatto, come Scoppa, lo stesso Bubas non ce la facevano più, perché i tre davanti hanno fatto un grandissimo lavoro. Abbiamo incontrato una squadra molto quadrata, una squadra che ha fatto dei grandi risultati con grandi squadre. Non ci dimentichiamo che qui ci hanno vinto poche squadre. Una squadra che poi ti mette in difficoltà perché ha tutti i giocatori che si buttano dentro, e questo è quello che forse manca a noi. Noi quello che ci manca è avere un attimino di essere gli attaccanti, di essere accompagnati. E allora, Campilongo giustamente ricordava anche altri innesti che si sono aggiunti in questa formazione rivoluzionata, come Scoppa, come lo stesso Gatto, Scoppa che arriva dal Vicenza, no Luca? Sì, sì, sì. E quindi il rammarico anche un po' nelle sue parole, se avessimo avuto tutti i giocatori in piena condizione, no Luca? Forse poteva arrivare anche qualcosina in più da questa trasferta di Vibo. Sì, una squadra adesso ha una fisionomia, cose che non ha avuto prima. Ci sono le colpe di Santoria, lo hanno detto, però la bravura del presidente adesso è aver riconosciuto le colpe e fatto mercato. Ripeto, sono arrivati giocatori funzionali, sono arrivati giocatori che possono far scalare posizioni in classifica, e sono convinto, oggi ho guardato un po' il Bisceglie è una squadra che retrocederà picco, una squadra davvero inguardabile, non attacco, mi dispiace per Bucaro, sicuramente sta facendo bene, però ho visto un Bisceglie davvero, mai detto come fa a giocare questa squadra in Serie C. Quindi ci sono 6 punti di differenza, il solito la tocco piano di Luca Esposito, però no, ma io sono realista, secondo me la Cavese oggi sulla carta è anche più forte della stessa Casertana, sulla carta. È chiaro che il campo è il giudice inappellabile. Messaggio da casa, forza Casertana, salutiamo i tifosi dell'Avellino, Casertana e Avellino, lei sapete che i due club sono, le due tifoserie sono gemellate. Nicolas, per te un rapporto privilegiato con il sud, la Campania, tu sei sardo, però Castellammare con la Juve Stabia, Avellino, adesso Caserta. Cosa ti sta lasciando questa esperienza a Caserta? Cosa ti hanno lasciato le esperienze a Castellammare e Avellino? Seppure ad Avellino è stata davvero breve. C'ho un bellissimo ricordo, penso di aver fatto una delle migliori stagioni della mia carriera. Avellino purtroppo ci sono stato pochissimo, perché sono arrivato nel mercato di gennaio, a fine gennaio, poi c'è stato il problema del Covid, quindi diciamo che non me la sono potuta godere più di tanto. Non ho mai visto lo stadio con la curva piena, questo è un grandissimo rammarico che ho avuto. Caserta, devo dire la verità, mi sto trovando molto bene, sto ritrovando continuità, sto giocando quasi sempre e nulla, quindi ora sono iniziati anche ad arrivare qualche risultato importante, spero che sia un girone di ritorno pieno di soddisfazioni.
con la maglia della Casertana. Altro, speriamo che i risultati aiutino, anche se la vedo un po' difficile, a sanare questa frattura tra tifoseria e proprietà, no Luca, che insiste a Caserta? Ma la sì, la proprietà non ce l'ha tanto col presidente, con il ritorno di Martone, sì. Quindi questo è il problema. Però io volevo fare una domanda proprio a Izzillo. Izzillo è un giocatore importante. Guarda, io mi sto zitto, quando non ho giudizio positivo su un giocatore mi sto zitto, invece quando devo parlare. È un giocatore che a Castellammare fece... a Castellammare ha fatto cose strabilianti. Era un giocatore che doveva fare la Serie B subito l'anno dopo, non so che cosa è successo, però è un giocatore che, se sta bene fisicamente, può fare la differenza ed è di categoria superiore. È un giocatore che ne sentiremo parlare. Io dissi lo stesso di Liotti, giocavo con lui a Castellammare, ti ricordi Nicolas? Sì. Liotti veniva criticato sempre a Castellammare perché un po' con Fontana ha fatto qualche errore. Io dissi, questo giocatore che andava in Serie B e sta facendo la differenza in Serie B, 5 gol in Serie B, difensore, terzino sinistro. E lo dico anche a Nicolas. Nicolas è un giocatore che farà parlare di sé perché ha un numero importante. È decisamente un talento. Io dico la verità. Mi piace il calcio, servo. Quindi. Senti, vediamo un attimo la slide del mercato, poi andiamo anche su questo Paganese Catania che è stata rinviata per impraticabilità del campo, questo maltempo che ha sferzato la Campania in questa domenica di fine gennaio. Allora, proprio i movimenti, gli acquisti ufficiali della Casertana: Turchetta dal Sud Tirol, Del Grosso dal Giulianova e Rillo dal Benevento, cessioni Origlia, svincolato, e poi Luca ci diceva adesso, insomma, che sembra sia in lista di sbarco Cuppone. Poi la Paganese... Ma ce ne sono tanti aspetta, che dopo via. Ci arriviamo. La Paganese ha ufficializzato in settimana Antezza dalla Viterbese, e tratta Tommasini del Pisa, in uscita c'è Cristian Cesaretti. Lunghissima la lista degli acquisti della Cavese, come abbiamo detto: Bubas, Juve Stabia, Gatto dal Catania, Calderini dalla Carrarese, De Vito, che purtroppo già si è infortunato, dal Fano, De Marco, che era svincolato, Scoppa dal Vicenza, e Kucic, un ritorno per lui a Cava del Pisa. Cessioni: Migliorini, che ha risolto il contratto, Esposito al Ravenna, Russotto al Catania e Cannistrà, che è tornato alla SPAL per fine prestito. Prima... Purtroppo condivido la dichiarazione precedente di Luca di questa maxi spesa della Cavese, che sta dando lustro o perlomeno almeno sulla carta speranza di, come dire, di un assetto tattico che Campilongo saprà sicuramente valorizzare. Allora, prima di andare da Luca per sentire anche qualche altra trattativa che non abbiamo riportato qui nella grafica per ragioni di spazio, Nicolas, vi serve ancora qualcosa dal mercato? Vabbè, quello io non lo so, se ne occuperà il direttore sportivo con il mister, il presidente. Secondo me la squadra ora è molto competitiva, cioè abbastanza competitiva, poi forse magari se servirà qualcosa ben venga. Luca, sentiamo da te allora questi altri movimenti, mi sembra soprattutto in uscita per la Casertana. Sì, prima hai detto che cercano ancora qualche attaccante. Sì, arriverà qualcosa dall'Ascoli, io l'avevo messo nella slide, dei nomi, che lui c'è un buon rapporto anche con Pulito, quindi arriverà qualche giocatore interessante dall'Ascoli, dalla Serie B. Ci saranno molte uscite, Moriglia, che abbiamo già, mi sembra, abbiamo messo, già messo, sì. Ma ci sono anche dei giovani, uno è andato alla Nocerina, qualcuno andrà in Serie D, quindi sicuramente si vede la mano di Martone, ma anche la mano di Pastore. La verità, sono due professionisti, due operatori di mercato e di mercato davvero bravi, e quindi stanno veramente rivoltando questa squadra, anche perché no, che prima con l'ex DS, non mi ricordo nemmeno come si chiamava, la verità, no, c'era un po' non di... Lo ricordo io, Violante. Violante, perfetto. C'era un po' di... C'era un po' di confusione quando c'era Violante, non si capiva nulla. E quindi adesso con Pastore e con il direttore, non me ne voglio Violante, io sono... però a quanto pare andrà via. Andrà via, va bene, però con Pastore e con lo stesso Martone c'è un po' più di, diciamo, di equilibrio e di calcio, perché prima veramente venivano, ricordate quel portiere che veniva dalla Fiorentina lo scorso anno, come si chiamava? Cerofolini, che faceva disastri su disastri. L'ho detto io perché l'avresti sbagliato sicuramente. Ecco, perfetto. Allora, Nicolas, perdonaci, insomma, la tua diplomazia poi si scontra con i modi diretti di Luca Esposito. Va bene, Paganese Catania non si è giocata, dicevo, per il
per il maltempo, un campo impraticabile. Andiamo a vedere le immagini del Torre, oggi pomeriggio, anche questa partita era in programma alle 15, c'è stato il solito rituale del pallone che si è provato a far rimbalzare, ma insomma, vedete, insomma, affondava nel terreno di gioco del Torre. Giusto rinviarla, no Luca? Sì, ero lì io. No, si poteva anche giocare la partita. Si poteva anche giocare, perché poi a un certo punto è uscito anche il sole. Però forse non sarebbe arrivata alla fine. Aveva smesso anche di piovere, però... No, si poteva anche giocare, però era davvero infame, si potevano far male. Sì. Anche il Catania ha voluto far rimandare la gara, quindi anche perché, anzi, per tutto il Catania che viene da fuori, poteva anche starci giocarla. Però, ripeto, si poteva anche giocare, non era proprio al limite, però è stato, secondo me è stato fatto la scelta giusta. Sì, a Catania, tra l'altro, Annibale, c'è grande entusiasmo per l'arrivo di Giota Copina. Ma guarda, ormai è diventata una telenovela, anche se adesso c'è stata la seconda firma, esatto, quindi quella definitiva. Esatto. E quindi si attende, penso che dovrebbe arrivare mercoledì, e quindi diciamo provare a dare questa svolta. Ho visto svolta. Su un video dei colleghi catanesi anche il suo arrivo a Palazzo degli Elefanti, lì per presentarsi un po' alla città, alle istituzioni. Va bene, andiamo a sentire. No, perché è arrivato adesso del, SMS, no, della Casertana. No, della Casertana, avevo notato qua D'Ambrosio, il fratello che era anche Dario, il mirino dell'Avellino. Bravo, il difensore, eppure Davide Di Pasquale della San Benedettese, piace Simone Rosso del Mantova, un attaccante, e anche Sebastiano Longo, di proprietà del Parma, ma attualmente gioca nel Fano. Quindi sono i giocatori che piacciono al DS. Però no, stavo leggendo Cuppone a Catanzaro, potrebbe arrivare da Ascoli un attaccante tra Mattia D'Agostino, Edoardo Tassi e Riccardo Matos. Perfetto, quindi sono quindi i giocatori, la slide che abbiamo fatto è perfettamente inutile. Perfetto. No, scherzo, naturalmente Nicolas era all'oscuro di tutte queste trattative. Si evolve il mercato. Sa più Luca di me, sicuramente. Sicuramente. Va bene, andiamoci a sentire Guglielmo Accardi, il direttore sportivo della Paganese, proprio in sala stampa lì al Torre, dopo questo rinvio della partita contro il Catania. Dire è stato giusto rinviarla, proprio perché, anche un po' quello che diceva Luca, c'era il rischio di infortuni. Sentiamo Accardi. Mi sento dovuto prendere atto che le condizioni del campo oggettivamente erano impraticabili, al di là di quella schiarita che c'è stata nell'immediatezza del sopralluogo, però avremmo dato vita, secondo me, a una gara brutta su un campo pesantissimo, allagato, dove anche i giocatori avrebbero rischiato qualche infortunio piuttosto che vedere una gara con dei contenuti, insomma, tattici e tecnici di un certo tipo. Sì, è chiaro, il Schiavino non sconta la squalifica, quindi sarà assente contro la Ternana. In compenso ci auguriamo di poter recuperare meglio alcuni giocatori che oggi sarebbero stati al rientro dopo un periodo abbastanza lungo di assenza. Mi riferisco a Sirignano, lo stesso Sbampato, lo stesso Mendicino aveva avuto un contrattempo ieri in rifinitura, quindi se non altro cerchiamo di recuperare al meglio i giocatori che rientravano, ma che avevano sicuramente bisogno di qualche altra settimana ancora per guadagnare la migliore condizione. Allora, Accardi ha fatto anche il punto su quelli che saranno a disposizione per la trasferta di Terni, insomma, a quanto pare proibitiva al Liberati, ma non mettiamo limiti alla provvidenza. Certo che non è la miglior partita per una squadra come la Paganese, che è in netta difficoltà soprattutto di risultati e che deve ritrovare fiducia. Nicolas, l'ultima, e poi ti salutiamo e ti ringraziamo, un po' così da osservatore esterno, è corsa 2 solo per Ternana e Bari nel rush di questo girone di ritorno, o ci vedi ancora magari un Avellino che può contendere, se non il primo almeno il secondo posto? Bari e Ternana sono quelle più accreditate. L'Avellino è sicuramente una buonissima squadra, però penso che quelle altre due squadre siano più forti.
Va bene. E ok, altro per Nicolas, Luca, Annibale? No, no, adesso qui. No, no, l'ultimo, no. Parlerebbe fino a mezzanotte, Luca. No, prima di chiudere, la squadra è stata rinforzata, l'obiettivo è cambiato o rimane sempre lo stesso? Cioè, cosa va chiesto la società a inizio campionato? Beh, Luca, la società da inizio campionato penso una salvezza tranquilla, però penso che ogni giocatore, bene o male, anche se non lo dice, ha i propri obiettivi. Io sicuramente ho fatto quasi ogni anno i playoff, però quest'anno so che sarà più difficile arrivarci, però di sicuro secondo me potremmo toglierci delle grandissime soddisfazioni e sognare magari di aggrappare qualche posticino per arrivare a fare playoff. Sì, quindi è una casertana e un Nicolas Izzillo giustamente ambiziosi, visto anche il momento di fiducia che sta attraversando la squadra. Grazie Nicolas, in bocca al lupo. Ciao Nicolas. Grazie mille, crepi lupo. Grazie, e grazie naturalmente all'ufficio stampa della casertana per la disponibilità di Nicolas Izzillo. Andiamo in pubblicità mentre la Samp è sempre avanti 2-0 a Parma, siamo quasi al 60esimo, sono invece all'intervallo in Serie B Cremonese e SPAL sullo 0-0. A tra poco. Rieccoci, terza ed ultima parte di 0825 Focus C. E allora saluto subito il terzo collegamento Skype con Santiago Morero, difensore della Nocerina, ex Juve Stabia Avellino. Ciao Santi. Ciao, buonasera a tutti. Ben ritrovato. Allora, tra un attimo parliamo anche di questa Nocerina, perché oggi una bella vittoria 2-0 contro l'Arzachena per i Molossi. Ti salutano Annibale Discepolo e buonasera. Luca Esposito. Ciao. Buonasera. Però prima buonasera. Voglio, lo dicevo anche poco fa, approfondire questi venti di contestazione che stanno soffiando su Castellammare, su Caserta e anche su Cava dei Tirreni, dei tifosi contro le rispettive proprietà. Ci dice tutto nel servizio. Marco Festa. Piazze esigenti, blasoni da onorare, grandi aspettative, pressioni. Chi fa calcio in Campania sa bene che non può accontentarsi di vivacchiare e non può permettersi di fallire. E poi non c'è solo il campo, ma anche l'attenzione a tanti aspetti appena al di fuori dello stesso, su cui le tifoserie sono vigili. Non c'è perciò da sorprendersi se nel girone C di Serie C tiri aria di contestazione in metà delle realtà nostrane. Se i tifosi della Turris sono estasiati e fieri dei loro ragazzi e non hanno ovviamente di che lamentarsi, anche l'Avellino, a prescindere dalla costante navigazione nei quartieri nobili della classifica, ha dovuto dare risposte sul campo. Dopo la strigliata subita al ritorno dalla debacle al San Nicola contro il Bari, le polveriere, esplose o pronte a farlo, sono però principalmente altrove. A Caserta, più che le difficoltà della squadra di Guidi, sostenuta fortemente ancor prima che si riscattasse con 3 vittorie consecutive, la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il ritorno di Aniello Martone, incaricato della gestione amministrativa del club rossoblù. I tifosi pensino a fare i tifosi, ha tuonato il presidente Giuseppe D'Agostino ai primi mugugni dei supporter, che avevano aspramente osteggiato l'ex direttore sportivo. Li faremo, ma il tempo degli abbracci è finito, hanno replicato in una nota congiunta ai gruppi organizzati, invitando il numero uno del club a farsi da parte. A Castellammare di Stabia, altro botta e risposta. Siamo satelliti di noi stessi, ha dichiarato stizzito il socio Giuseppe Langella, replicando allo striscione di contestazione affisso dinanzi al Menti, rivolto al fratello e presidente Andrea, a monte di una serie di dubbi lasciati in eredità dall'ingresso nell'organigramma dirigenziale di Angelo Fabiani e l'arrivo di Giuseppe Pavone al posto di Filippo Ghinassi. Massimiliano Santoriello nel mirino a Cava dei Tirreni, accusato il numero uno dei Blu Fonsè di aver fatto il vuoto intorno a sé, e allora altro striscione affisso dinanzi allo stadio Lamberti a Pagani, dove si è abituati a soffrire e nessuno pretende il passo più lungo della gamba, e infine calma apparente, ma guai a deludere la gente. In Campania bisogna stare in campana. Allora chiudo anche con un gioco di parole il nostro Marco Festa. Mi sono arrivato un sacco di messaggi da Salerno quando ha detto Festa, figlio di Angelo Fabiani. Ha detto Angelo e Fabiani erano contenti, diffusi della serie da Castellammare. È il figlio della contestazione della casertana, abbiamo parlato. Luca, quanto si possono invece risanare le fratture a Cava e a Castellammare? Quanto possono servire i risultati a ritrovare un po' di serenità?
Vabbè, lì i risultati servono a Cava di Tirreni, una piazza anche anch'essa esigente. Quest'anno ci sono stati due volte i tifosi hanno voluto il confronto con la squadra, confronto chiaramente pacifico, senza dare toni, sono stati invitati più volte a comunque avere un atteggiamento professionistico sul terreno di gioco. E qui è chiaro che il presidente si gioca tanto adesso, ha giocato forse un po' sottovalutato, non la piazza, perché lui è di Cava, conosce bene la Cavese, conosce bene i tifosi, perché lui è stato in Curio, io lo ricordo a Massimiliano, siamo amici da tanto tempo. È chiaro che ha sbagliato alcune scelte, ma a volte le scelte sbagliate si fanno anche perché per la troppa passione, no? Per il troppo bene che si vuole a una cosa propria. È chiaro che ci sono degli errori, hanno sbagliato. Quando una squadra cambia tre allenatori in una squadra, in un anno significa qualcosa non è andato, quindi è inutile che ci nascondiamo. Se è sbagliato il direttore sportivo, se è sbagliato il riprendere Pavone, io non so adesso la figura di Pavone a Castellammare, mi sembra di sognare, tutto rispetto, ecco, così non si va da nessuna parte. E allora dobbiamo dare adesso maggiore, soprattutto ai giovani, dobbiamo dare noi ai giovani la voglia di, ecco, c'è anche questo Fabiani, il figlio, sicuramente non è all'altezza della situazione perché è giovane, però prendiamo, ecco, Ghinassi andava bene fino a giugno e poi si facevano le valutazioni. È inutile creare malcontento nello spogliatoio, perché tutto il rispetto, Pavone fino a due mesi fa era a Cava di Tirreni, adesso a Castellammare. Quindi voglio dire, per tutto il rispetto di Pavone, è stato un grande Pavone del calcio, però credo che adesso ha fatto il suo tempo, e Castellammare, così come Cava, come ha detto bene anche Marco Festa, meritano di più, soprattutto perché sono in Campania, piazze difficili ma competenti, questo bisogna dirlo. Sì, allora, nel frattempo abbiamo qualche piccola difficoltà nel ripristinare il collegamento con Santiago Morero, ci stiamo provando. Annibale, in particolare sulla Juve Stabia, perché i tifosi mal digeriscono queste presunte ingerenze di un possibile presunto partnership con la Salernitana, mi sembra sia questo un po' nell'occhio del ciclone dei tifosi, no? Ma vedi, io credo che il discorso comunque va allargato, perché comunque il denominatore comune finale è uno, quello di riscattarsi e quindi di salvarsi. Parlo per la Cavese e anche per la Paganese, che ovviamente stanno non navigando ma stanno annaspando in acque che dire limacciose è semplicemente un eufemismo rispetto alla Juve Stabia, che invece, insomma, una squadra che da quello che era stata l'anno scorso, insomma, si è vista che cosa purtroppo è diventata oggi. Però devo dire che con Luca, che col quale scherzo e quando lo pungolo e lo smentisco, devo dire che lui ha anche qualche pregiudizio, parlando per esempio di Fabiani, di Pavone. Io credo che nessun presidente, nessuna proprietà sia masochista o stupida al punto tale da mettersi contro una piazza per scelte che tu giudichi dal tuo punto. Ma aspetta, ho capito. Magnello è il passionale. Quello manca a questa sì, squadra. Ma, sì, questa però squadra. Adesso dobbiamo parlare del presente, ma che certo, possa diventare. Però non puoi iniziare il presente, non può essere il futuro con Pavone. Che possa diventare futuro costruttivo il più possibile. Mi fermo qua perché altrimenti poi. Perché abbiamo ripristinato il collegamento con Santiago. Futuro con Pavone? Non lo so. Proprio sulla Juve Stabia. Credo che Pavone non conosca più o abbia dimenticato. Pavone, ma non ha più il tempo di girare come una volta. Pavone è stato un grande, adesso secondo me è meglio che la tecnologia oggi aiuta moltissimo, e poi ci sono stati a Cava è stato un fallimento Pavone, ma Pavone a Cava ha fallito, però secondo me lasciamo da parte Pavone, che è stato un rispettabilissimo direttore sportivo, Casillo, Zeman, non è già ai tempi del Foggia di Zeman. Allora c'è Santiago ricollegato con noi proprio sulla Juve Stabia, realtà che conosci molto bene, quella di Castellammare. Santiago, danno fastidio queste voci ai tifosi, la Juve Stabia vista come una società satellite della Salernitana, ma insomma come uscirà da questa crisi la squadra di Castellammare, le Vespe come usciranno da questa crisi secondo te? Servono i risultati innanzitutto, è ovvio, e poi la dirigenza come può svoltare nel rapporto con i tifosi secondo te? Ma sicuramente è una piazza molto, molto calda, molto calorosa, come un po' tutte le piazze campane.
Penso che l'essere retrocessi dopo il campionato vinto questo anno, essere retrocesso un'altra volta in C è stato un duro colpo, soprattutto con la partenza di Fabio Caserta, che è un grandissimo allenatore. Ci sono stati molti cambiamenti in società e quindi diciamo che i tifosi non capiscono bene le nuove dinamiche. Si è rifatto una squadra quasi nuova che ha avuto delle difficoltà, però penso che bisogna essere chiari con la gente, con i tifosi, cercare di svoltare e fare un campionato all'altezza della piazza. Tra l'altro, Santiago, quello che volevo dire è che questa Juve Stabia si porta un po' dietro questo vulnus, questo peccato originario, no? della retrocessione così traumatica dalla Serie B. Credo sia questa la cosa che condiziona fortemente non solo la squadra, ma probabilmente anche la società e soprattutto i tifosi. Sei d'accordo? Sì, soprattutto perché io penso che la Juve Stabia in Serie B aveva un organico importante, con giocatori importanti di categoria che magari i tifosi aspettavano che tanti rimanessero, però poi alla fine la squadra è stata ricostruita con tanti giocatori magari non di primo livello per vincere il campionato di Serie C, quindi magari sai, uno quando retrocede si aspetta magari subito di essere protagonista all'anno dopo. Questo sinceramente non lo vedo la Juve Stabia, penso che ha una squadra per puntare al playoff e quindi magari la tifoseria si aspettava qualcosa in più. Poi anche le modalità con cui è arrivata la sconfitta di Monopoli, di cui stiamo vedendo le immagini, dopo 9 minuti avanti 2-0 con i gol che abbiamo visto di Orlando e di Berardocco su calcio di rigore, poi il blackout totale accorcia al 38esimo l'ex casertana Ernesto Starita e poi l'arachiri definitivo nel secondo tempo con i gol di Paolucci, di Bonino e ancora di Ernesto Starita per il 4-2 finale. C'è anche però da dire che sul 2-2 la Juve Stabia è stata anche sfortunata, perché ha colpito un palo con Berardocco e poi ha avuto anche un'altra occasione sotto 3-2 per il 3-3. Poi il 4-2 di Starita è arrivato nel recupero. Luca, per Santi? No, sì, guardavo la partita, guardavo le immagini. Cioè, con una squadra che vince 2-0, no? E perde 4-2... Cioè, cosa succede? Cioè, tu che sei un calciatore, no? Non è concentrata, o non è, oppure si è addormentata nello spogliatoio tra il primo e il secondo tempo, perché davvero è una squadra appunto che ha sempre comunque avuto un ruolino costante quest'anno, ha fatto benino, aveva comunque oltre, stava a ridosso, anzi forse all'ottavo, settimo posto in classifica, no? Perdere 4-2, prendere 4 gol addirittura. C'è qualcosa che non va, o lo spogliatoio, c'è il problema nello spogliatoio, perché no, come ci si spiega questa sconfitta? No, sicuramente il fatto che sia trovato subito sul 2-0, magari inconsciamente i giocatori hanno pensato che la partita era chiusa o era già era facile, ma conoscendo l'allenatore del Monopoli, il Monopoli è una squadra che gioca a calcio, gioca bene e quindi è propensa ad attaccare, a fare un bel gioco. Poi quando prendi il primo gol, se non ti svegli subito è un attimo a prendere il secondo, quindi una volta che ha preso il secondo gol non ha reagito più. Sebbene ho visto delle immagini che al 93esimo ha avuto la possibilità di pareggiarla con Romero, poi il quarto gol, alla fine tutti è sbilanciato, ma penso io che l'abbiano un po' sottovalutata quando sono andati sul 2-0 a pochi minuti dall'inizio del primo tempo. Quindi, come ho detto prima, quando prendi poi il gol è difficile.
Eh sì, Luca, in un flash, Padalino è in bilico? Padalino è stato contestato, era già in bilico prima della partita col Monopoli, era stato già contestato, volevano la testa di Pasquale Padalino, però la società saggiamente ha optato per il ritiro. Quindi non è ultima spiaggia il no. recupero con la Casertana di mercoledì? Secondo me sì, perché potrebbe essere la squadra di ritiro, se nel caso in cui non dovesse fare risultato è chiaro che va in discussione fortemente con Annibale, la posizione. Allora. Con Annibale non so se con Santiago vogliamo tornare un po' sull'Avellino, perché scusami, c'è anche un messaggio da casa che leggo un attimo e poi ti ripasso subito la parola, proprio rivolto a Santiago: che piacere di vedere il nostro capitano, un ricordo speciale, vieni al Partenio per fare delle foto con i giocatori. Quando fu il suo turno tolse il giubbotto mostrando con fierezza il lupo sulla giacca della tuta dicendo: ora possiamo fare la foto. Un particolare che non dimenticherò mai e che me lo fa annoverare tra i capitani in eterno. Un saluto affettuoso a lui e a tutti voi, Silvana da Salerno. Ricordi questo bel episodio, Santiago? Sì, credo che me lo ricordo. Eh sì. Bravo, mi fa molto piacere, dai, che ancora la gente abbia questo stima, dai. Annibale. Sì, no, dico, a parte che lo ricordiamo tutti, oltre alla tifosa, lo ricordiamo tutti con grande affetto, soprattutto per la sua grandissima professionalità, stima e serietà. Cioè lui ha rinunciato al meglio all'epoca per rimanere con l'Avellino. Anche in D. Quindi veramente ti fa onore e ti dà merito, insomma, e accompagna, credo, esalti la tua grandissima serietà e professionalità. Tra l'altro vedo che adesso sei con due piedi in Campania, sei a Nocera, quindi va bene così. No, volevo chiederti, prima di chiederti una cosa, volevo, ricollegandomi un secondo alle esternazioni di Luca e all'analisi di Santiago sulla Juve Stabia, quello che dice Luca, la società e via dicendo, non c'entra niente, perché se una squadra sta vincendo 2-0 è un problema psicologico, di tenuta mentale e anche di responsabilità tattiche di gioco, insomma, voglio dire, riferite prettamente al campo per la debacle della Scorsuano, scusami. Non ci abitiamo su era un inganno. La Juve Stabia retrocessa in Serie C perché c'erano dei malumori nello spogliatoio ma non credo che i malumori nello spogliatoio oggi la facevano deragliare. Può essere una delle cause, ho detto, non che ho detto è la causa. Vabbè, detto questo, mi farebbe piacere chiedere a Santiago, insomma, adesso seppur da lontano, che poi chilometricamente non è molto lontano, Nocera, a Sorrento, sai anche che abita a Sorrento, dico dove si allena, quindi con la Nocerina, insomma, come al di là dell'affetto, del cuore, che di cui una grande parte hai lasciato qui ad Avellino, come vedi l'Avellino di questo momento in questa fase, diciamo, in questo girone di ritorno, che potrebbe dare molto, ci vorrebbe anche un po' di fortuna, e credo che con un tecnico, tu che insomma conosci e sai come Braglia, insomma, ci potrebbero essere delle buone chance per sognare, va, diciamo così. Sì, sicuramente. Penso che l'Avellino è in linea con quello che erano gli obiettivi iniziali. Si trova davanti due squadre che sono superiori, dai, hanno un organico importantissimo per la Serie C, stanno andando forte tutte e due, e penso che l'Avellino deve cercare di mantenere questo terzo posto, cercando di avvicinarsi alle prime due, anche se è molto difficile perché la Ternana non smette di vincere, vince sempre. Eh sì, anche se devo dire che quindi, lui non ha memoria corta, 10 punti un certo Avellino li recuperò. Esatto. Ricordi, no, Santiago, la vostra cavalcata quando avete ripreso e poi sorpassato il Lanusei? Ma non succede tutti gli anni una roba simile, dai. Comunque no, penso, dai, che secondo me deve cercare di arrivare al massimo al playoff, ha un allenatore che comunque secondo me è più bravo nei playoff che secondo me nei campionati, infatti le promozioni le ha vinto tutte al playoff, e quindi su questo i tifosi possono stare tranquilli. Allora, hai lasciato tanti bei ricordi nei tifosi dell'Avellino, anche Antonio scrive un saluto al capitano che è ripartito con noi in D e poi ha postato un cuore verde, e poi ti saluta anche Vincenzo.
da Castel San Giorgio Biancoverde, che aggiunge finalmente con la rosa al completo. Abbiamo visto oggi un buon Avellino, grande vittoria contro la Turris. Devi sapere, Santiago, che noi a un certo punto della trasmissione, più o meno verso la fine, Luca già ride, abbiamo diciamo le rubriche di Luca Esposito, che sono sempre un po' al vaglio degli inquirenti, perché a volte mette lì delle formazioni un po' strampalate, un po' improbabili. Adesso chiediamo a te un giudizio su questa top 11 di questa settimana, allenata da Campilongo, Sasà Campilongo della Cavese. In porta c'è Russo del Bisceglie, in difesa Silvestri Avellino, Sabbione Bari, Galeota Fiore del Foggia, una new entry questa, Luca? Sì. Poi a centrocampo De Marco Cavese, Paolucci Monopoli, Corapi Catanzaro e Luperini Palermo, davanti il tridente Starita Monopoli, Antenucci Bari e Bubas Cavese. Tu dirai, bella forza, Starita doppietta, Antenucci doppietta, Bubas ha segnato. È così facile, è così no. Vogliamo la doppia. Ma scusatemi, che giurita fa doppia? No, voglio sentire un giudizio da Santi, vai Santi. Ma credo che ha messo quelli che hanno fatto gol, e quindi dai, è andato sul facile, diciamo. Ha guardato chi ha fatto gol e ha fatto la formazione. Ma Morero come ci starebbe in questa top 11 di Luca Esposito? No, io sto in Serie D, no. Quella è la top 11. Di... A proposito di Serie D, io volevo giustamente prima parlavate di Avellino, Serie D, girone, tra l'altro era proprio il girone G dove sta, tra l'altro, delle Laziali, milita, esatto, sì. Milita la Nocerina di Morero. Secondo te questa squadra, io ho guardato qualche partita, questa nella Nocerina, sì, mercoledì, qualche turno infrasettimanale, e non mi è dispiaciuto. Una squadra dove annovero giocatori importanti, ci sta Donnarumma questo giorno interessante, ci sta comunque Garofalo, ci sta Impagliaccio, ci sta Morero, ci sta comunque una squadra forte. Secondo te, no? Non volendo, ripeto, rimanendo sempre con i piedi per terra, perché i tifosi a Nocera chiaramente anche lì sono passionali, però questa è una squadra che gioca un buon calcio, merito al mister Cavallaro, un giovane, e tra l'altro un ex molosso, perché ha giocato, sì, a Nocera. Questa squadra può fare qualcosa, non dico vincere il campionato, però secondo me può divertirsi, perché ha 3 punti dalla prima, anche se ci sono 2 gare di differenza. Oggi 2-0 all'Arzachena, la 2-0 all'Arzachena, che è una squadra che può, secondo me può far sognare i tifosi, perché 3 punti dalla prima, un pensierino uno ce lo fa, no? No, sicuramente io quello che dico è che stiamo giocando bene, facciamo un bel calcio, soprattutto perché il mister ha delle idee molto, molto importanti, molto belle, propone un calcio molto propositivo, e quindi giochiamo bene, dai. E quindi che penso che ancora è presto, sai, in Serie D abbiamo fatto 11 partite fino adesso, 11-12, mancano 5-6 ancora per chiudere il girone d'andata, e penso che il primo obiettivo nostro è quello di rimanere lì attaccati alle prime in classifica, perché poi il girone di ritorno è completamente diverso, e quindi non vogliamo creare false aspettative, perché siamo un gruppo nuovo, siamo ripartiti, che eravamo tutti ragazzi nuovi, e quindi stiamo lavorando piano piano, però sicuramente vogliamo stare lassù, e poi nel girone di ritorno si vedrà. Io voglio, dai, lottare sicuramente per i primi posti, e quindi quello che più o meno vogliamo tutti. Un'ultima da Annibale Discepolo, davvero in un telegramma. No, Annibale. No, prima di salutarti volevo farti ascoltare la domanda che porrò ad Angelo, a chi ci ascolta, e che ovviamente è diretta a Luca, che nella sua top 11 oggi ha messo 4 undicesimi di tutti i calciatori che hanno segnato, e va bene. Chapeau per Campilongo, che ha fatto un ottimo pareggio, ma credo che oggi ci sia un certo Piero Braglia, che praticamente però, è andato a vincere aspetta, a Torre del Greco. Aspetta, perché adesso vediamo in grafica, perché aspetta, c'è il bolsino della giornata, chi sale, chi scende, il top lui fa così. È l'Avellino, il flop, e la Juve Stabia, tra l'altro un top e flop che accomuna il discorso anche su Santiago Morero. Santiago, sei alla soglia degli Anta, ecco, non ti offendere, ma chi è l'allenatore che ti ha dato chi è l'allenatore che ti ha dato di più in carriera? Scherzo, naturalmente.
No, no, ho avuto parecchi, diciamo qua in Italia Domenico Di Carlo, Mimmo Di Carlo, è stato quello che più, diciamo che è stato uno anche dei primi, io cioè, avevo avuto Marino Iacchini e poi ho avuto lui e diciamo per me che veniva dall'Argentina è quello che più mi ha insegnato certi movimenti, certi aspetti tattici del calcio italiano. Però poi ne ha avuto dai parecchi bravi, all'ultimo secondo me Fabio Caserta diventerà un allenatore importante. Senti, rubo la domanda scomoda a Luca Esposito per una volta, chi è invece con l'allenatore con cui hai avuto meno feeling, se ce lo puoi dire naturalmente? No, con Novellino No, Novellino è un fenomeno. No, dai, non ce lo vuole dire, non si vuole sbilanciare. Scherzo, comunque volevo... Vai, veloce. No, ho finito. Volevo salutare l'ufficio stampa della Nocerina, okay. Marco Esposito, perché l'ho pregato in settimana di dare Borero, quindi lo ringraziamo. Grazie. Va bene, grazie Santiago, in bocca al lupo per tutto. Ciao. Va bene, io vi ringrazio e approfitto a salutare tutti dai tifosi e i lupi. Grazie Santiago, grazie. Ciao. Un abbraccio. Ciao. Da lupo a molosso. Allora, valutato il gemellaggio con la Nocerina, volevo dire a Di Somma di prestare qualche nostro giocatore in esubero. Sappiamo bene perché, insomma, non capisco molto questo messaggio. Comunque, il tifoso scrive: diamo qualche giocatore in esubero alla Nocerina, visto il gemellaggio. Prendiamo. Va bene. Noi siamo quasi in chiusura. Vediamo il quadro del prossimo turno, la seconda giornata di ritorno. Il quadro delle partite: Potenza Palermo il 30 alle 12.30, poi sempre il 30 alle 15 Teramo Bari, Ternana Paganese, Virtus Francavilla Turris e alle 17.30 Foggia Casertana. Domenica 12.30 Juve Stabia Vibonese, quindi questa settimana due lunch match. Avellino Viterbese al Partenio alle 15, anche Catania Monopoli si gioca alle 15. Alle 17.30 Cavese Bisceglie, riposerà il Catanzaro. In settimana, lo abbiamo detto, ci sono due recuperi: Catanzaro-Viterbese, il proseguimento della partita dal 53esimo ferma sullo 0-0, e poi alle 15 si gioca anche Juve-Stabia-Casertana. Abbiamo detto tutto, penso, no, per stasera. Siamo in perfetto orario, con tempi europei. Perfetto. Si dice così oggi. Grazie così. Ad Annibale Discepolo. Grazie a te, grazie a chi ci ha seguiti. Grazie a Luca Esposito. A te, a tutti. Grazie al nostro compagno di viaggio Casearia Caudina. Alle riprese in studio ha lavorato Amato Di Sunno. In regia Aldo Fenizia e Giuseppe Andrita. 0825 Focus ci torna domenica prossima. Arrivederci.